Miriam Leone, Anna Valle, Martina Colombari e Leonora Pedron sono solo alcuni dei nomi delle Miss Italia rimasti nel comune immaginario. E prima di loro Anna Kanakis, Lucia Bosè, per non parlare delle grandi escluse, un nome su tutti, quello di Sophia Loren, a cui fu assegnata solo la fascia di Miss Eleganza. Cambiano le epoche, i canoni della bellezza, ma Miss Italia resta un trampolino di lancio impareggiabile per chi aspira ad entrare nel mondo dello spettacolo, della moda, del cinema o del teatro. È anche l'occasione per misurare la propria volontà di far parte di questo mondo. Le selezioni provinciali, poi, come quella che si è tenuta a Barletta sulla sabbia del Lido Summer White Beach, rappresentano la prima occasione di confronto con un palco, il pubblico, il public speech. Sono state 5 le ragazze selezionate in questa occasione per proseguire il cammino che potrebbe condurle ad indossare la fascia tricolore, il diadema e lo scettro di più bella d'Italia. Abbiamo altre tappe verso il Gargano, questa è la tappa provinciale, stasera proclameremo le 5 vincitrici che faranno il giro della Puglia e quindi avremo l'altra tappa nella zona di Foggia. Ringrazio tanto Mimmo Rollo per avermi dato questa bellissima possibilità da 15 anni che organizzo Miss Italia nella BAT, quindi è una bellissima esperienza. Poi è un concorso a livello nazionale molto seguito da tanta gente, anche da tante ragazze veramente. A selezionare le ragazze una giuria di esperti, tra cui spiccano i nomi di un'icona della bellezza declinata al maschile come Costantino Vitaliano. Stiamo parlando di un marchio prestigioso, la storia della bellezza in Italia, quindi Barletta si presta a questo. Come hai detto tu, siamo in un posto molto bello, diciamo che gli imprenditori della zona hanno fatto diventare questo posto ancora più bello, ma la Puglia ormai è anni che è regina in questo, sta diventando la regina dell'estate italiana. Miss Italia devi farlo per divertirti, le ragazze si devono divertire, io ne ho fatte tante di queste manifestazioni quando erano giovani, divertitevi, la vostra capacità deve essere quella di salire sul palco, sorridere, catturare l'attenzione già solo con un sorriso. Poi se andrà bene o non andrà bene avete tutto il tempo, perché tanto le ragazze sono giovanissime. Non ve la prendete se perdete, perché non è successo nulla di grave. Un'icona del casting e del lancio nel mondo dello spettacolo di tantissimi nomi è invece il manager Lele Mora. Quante star sono uscite da Miss Italia? Speriamo, io quando le vedrò poi potrò giudicare. Oggi a scatola chiusa ancora, cioè dietro le quinte, non posso dire cosa posso consigliare a queste ragazze. Oggi è faticoso, è cambiato tutto nella vita, è cambiato il mondo dello spettacolo, l'editoria, il modo di lavorare, allora bisogna andare coi piedi molto posati. Ecco quindi i nomi delle 5 ragazze selezionate. Al primo posto Noemi Bellifemmine, al secondo posto Teresa Civitavecchia, terza Maria Pia Gaggiano, quarte ex equo Eleonora Colapietro e Claudia Cristofalo, al quinto posto Marina Guita.